realismo magico? Più reale del reale, così perfetto e agido, tanto da diventare quasi realtà. Non è un gioco di parole facile, ma la sintesi della corrente artistica che si sviluppò in Italia tra gli anni 20 e 30, a cui Palazzo Reale a Milano dedica da martedì 19 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022 una imponente mostra a 33 anni dall'ultima esposizione. Riuniti più di 80 opere di artisti come Cagnaccio di San Pietro, Felice Casorati, Antonio Donghi, Achille Funi, Mario Sironi in un allestimento promosso dal Comune con 24 ore cultura. I curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli accompagnano la riscoperta di questa corrente. Il realismo magico, una modalità espressiva che, depurata dalle tensioni del futurismo e dell'espressionismo, lavora, spiegano, su una nuova resa dell'immagine, algida, tersa, spesso indagata nei più minuti dettagli, talmente realistica da rivelarsi inevitabilmente inquietante e straniante. Il realismo magico va visto non solo come uno stile, ma come un vero movimento, nonostante sia stato breve e senza un manifesto. Fagocitato dal Novecento di Margherita Sarfatti, che si impone come corrente vincente e poi di regime, i pittori partono dalla riscoperta di autori come Masaccio, Piero della Francesca e Giotto, rivisitati alla luce delle avanguardie, soprattutto quelle tedesche, e scegliendo temi lontani dalla beatificazione del lavoro, della donna, della patria. Ci sono i bambini, dagli sguardi straniati, le bagnanti sospese nella loro fisicità, le nature morte lucide, i paesaggi irreali, i ritratti perfetti senza ombre. Era un movimento antipolitico, e questo in anni di regime, dice Belli. Si chiama dissenso, tanto che lo stesso Felice Casorati finì in prigione. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito della mostra. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi ridiamo l'arrivederci a un prossimo video.